O me la dai o me la prendo. Colpo da biliardo mi ha dato. You guys, swing. 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 Dani, puoi iniziare quando vuoi. Io? Sei tu il leader del party, coglione. Ah, no. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Ma no, non devi fare le intro, devi avviare la partita. Ah, ok. Allora, bella a tutti ragazzi, oggi è Dani, la partita! Lo sto piando. Prima di iniziare vi ricordo che tutte le sere tranne il sabato, a partire dalle ore 7, sono in live sul mio canale Twitch. Trovate il link all'interno della descrizione nel commento pinnato in alto. E ora andiamo a fare gol con le Brum Brum. Comunque, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e iscrivetevi ai canali di Dlarz, Renblaze e Frigo a pedali. Mamma mia, Paolo, vedere il tuo canale con 100 iscritti mi ricorda di quanto sei proprio un poveraccio. 140. Daniel! 140. Paolo, che avveniente. Comunque vorrei far notare che Paolo usa il minivan, quello degli spacciatori. Ehi, bambino, vuoi vedere cosa c'ho dentro il mio minivan? Ho un sacco di cuccioli. Ok, scusami. No! Come si chiama? Ti apro il culo 22! Ciocchi Milk. Che non potevano farmi ridere. Oh, che sfiga, no, però. No. Ma Dani, cioè, hai visto come sono arrivato? Già tanto sono colpita. Ah, ma è vero che esiste il boost in sto gioco. Bravo, Paolo. Paolo. Buongiorno. Yeah. È vero, questa è la prima partita di Paolo. Regaliamogli il primo gol, per possibile. Scusa! Però magari cerchiamo anche di vincerla. Vabbè, siamo in vantaggio, che cosa c'è uno vuoi? Che si chiama ti apre il culo e deve perdere male sto stronzo. Ma porca troia! Devo smetterla di colpire pali, cosa non sono? Non ci posso credere quanti ne stiamo prendendo. Una censura dopo? Sì, ma questo non posso tenerlo. E infatti mi dissocio. Oh, alleluia! Oh. Il bello è che prima ho demolito, ti apro il culo, ha fatto troppo ridere come cosa. Vabbè, perché 22? È il numero di maglia di Kakà. Ah, è la maglia di Kakà, ok, ci sta. Sì, sì. Perché la numero 22 la indossano solo i più fichi. Kakà. Musacchio. Dani, troppo alta! Oh, la madonna che beh, raga, con un piccolo saltino l'avreste preso, dai. Figa, la faccia del piccolo saltino. Non mi sembra il caso di fare tutte ste scenate. Ricordati che stai giocando con degli incapaci, non con quelli con cui giochi di solito. Ok, farò degli assist proprio tocco piuma, raso terra. Oh, così intendevi? Ma l'hai culato! Ma non è vero, sì, ero accanto a te! Guarda che c'ero io! Ma c'ero anch'io! Ma sei un pezzo di merda! Vabbè, ero lì! Raga, avete fatto la Kamehameha padre figlio! No, hai preso la doppia rovesciata di Ollie e Benji! Ma ti disconosco, figa! La catapulta infernale dei gemelli nervi! Bravo, non mi ricordavo il nome! Pseudo tedesco! Ma guarda Paolino! Nonna Paolino, se proprio si vede che sei un figlio. Dai, cacciatela, cacciatela. No, potevi regalargli il gol, Dani. Assist, no, ero troppo lontano però. No, no, entrava. Sorry Aaron, ma il boost serve al campeon. Ma se lo stai facendo al campione, vai. Cazzo, Dani! È il campione, il campione. Chiamatemi El Chapo della Bola. Il Chapo della Gola, perché fai i chinotti agli avversari, stronzo. Ah, ok. Sì, non te la prendere solo perché io sono titolare e tu sei sempre subentrato. Ma se giochiamo tutti quanti contemporaneamente. Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. È troppo basso, aia. No, l'ho curata! Ma questa stava entrando, io l'ho parata, l'ho tirata fuori. Come l'hai parata e l'hai tirata fuori? Sì, l'ultima sì, alla fine. Cioè, mi hai negato tu il gol. Non lo so, però sì. E la tiro in porta, ma sei una merda. Ma scusa. Era in questo gioco mette proprio in risalto la nostra italiano medita. Minchia, sì, auto. Auto più calcio più rabbia represso. Manca solo parlare di belle ragazze, ovvero quelle degli anime. Possiamo farlo. Chi è la vostra waifu? Qualsiasi ragazza degli anime che abbia superato i 18 anni. Non ce ne sono, cioè. No, Dani, ho appena notato una cosa. Tu fai parte di un team. Sì. Guarda, come si chiama il team? Guarda, Nabi. Perché, scusami, hai creato un team senza di me? Non l'ho cioè, noi ci io. Sentiamo offesi. Perché allora hai accettato l'invito di un altro team senza comunicarcelo prima? Perché voi non ci giocate mai? Perché non c'è tuo figlio là dentro? Non ci gioco mai perché nessuno mi invita mai. Io ci gioco tipo tutti i giorni. E allora perché non mi chiedi tier? Vuoi venire a giocare a Rocket League con me? Ma chiedimelo anche a me. Ma infatti ma sei uno stronzo. Ma giochiamo un po' insieme a Rocket League. Che pezzo di merda, Dani. Che hai fatto sto team? Vergognati. Che cazzo è sta gente? Guafio e Creepy Stories e Joffrey. Ok, allora possono giocare con me, tu no. Io sono il capitano anche. Ah, pure, quindi l'hai messo tu. No, l'hanno creato loro, io mi sono preso il ruolo di capitano subito. Che infame.
Paolo! Sì, sì, Paolo col suo primo gol. Mamma mia, l'assistino per il bambino. Ho sentito Paolo urlare Sium. Dalle palle, no, ho sentito bene. Sì. No, no. Questa è pura poesia. Cioè, dribbla, lo dribbla e poi track. Mica, che colpo da biliardo, Dani. La cosa che mi eccita è che l'ho prima dribblato. Ti sei eccitato davvero? Ho proprio il pipone che è diventato un tubo di scappamento. Madonna, in acciaio pure. La incandescente e forato. Quando faccio i gol così sul Rocket League, sempre. Ma il portiere? Infatti, è che sono io i primi tempi che giocavamo a Rocket League. Ma sono troppo forte, ragazzi. È per questo che sono il vostro capitano. Noi non siamo neanche una squadra. Ma io sarei comunque il capitano se ci fosse. Assolutamente no. Io accetto soltanto un capitano. Ah, vabbè, chiaro. Paolo Maldini. No, no, Diego. Perché aveva fatto capitano uncino. Esattamente, bravo. Vedo che hai capito, Paolo. Ah, vabbè, ma io intendevo un capitano figo. Non il capitano del cringe. Non parlare male del mio Diego, ok? Che tutti quanti a scuola lo chiamavano capitano, mio capitano. Beh, adesso non è qui in casa, quindi non può entrare in camera e pestarmi di mazzate. Posso farlo io al posto suo. No, sei lo stronzo. Dani, però non bestemmiare. Ancora. Scusate. È la seconda. Ah, yes. Cioè, il tier list del futuro sarà felice. Ragazzi, però scusatemi, ma 194 e poi lo stacco col primo 607, ma impegnatevi un po' di più se volete giocare con me. È un perdente nella vita, Dani, va bene? Oh, sì, porca troia, che pesantezza, Simo, Simo, ho sofferto io. Perché su Rocket League non sanno che sono un grasso appassionato di anime e videogiochi. Cacchio, Dani, siamo in due se togli gli anime. Ragazzi, chiamatela la palla. Palla, palla. Palla, vieni qui. Palla. Palla. Ma davvero faccio ancora il video in VR? Dani, è il mio video. Tit Gaming. Tit Gaming. Grande, chissà che video giochi porta. Santa Sakura. Cos'è Santa Sakura? Ah, è tipo un dating simulator in cui ti scopri la figlia di Babbo Natale. Gol. Tit Gaming mi ha fatto sbandare di proposito. Mi sa che è uno tossico. Spero che muoia. No, in game. No, no, nella vita. Spero lì. Simo. Simo. Ma che cazzo me ne frega? Ma chi lo conosce? Ma Simo. Non ti verrà a trovare nessuno nella barra, stronzo. Simo. Smettila che devo tagliare tutto. C'era in partita Toxic Gaming. Ma qua, Simo, mi sa che è quasi più tossico tu. Ma io sto mimando, fra. Sì, sì. Attenzione. A chi l'ho rubato il gol? A Simo. No. No, Simo se ne è andato. No, quindi adesso dobbiamo aspettare che Simo ritorni e dobbiamo rifare il gruppo con lui. Bravo Paolino. Oh, che Paolino, per essere le prime partite già ci sta. Dopo tutte le volte realmente che ho guardato video di Dani che vengono editati, no, non lo so. Non lo so. Perfetto. Ci ho preso la mano senza giocare. Posso dire una cosa che taglierai? No. Cioè, sì, puoi dirla, ma non la taglierò. Ok, ho paura del sesso stagione 2. Cosa sarebbe il sesso stagione 2? È la seconda volta che fai sesso. Cioè, aspetta, se hai paura della stagione 2 vuol dire che c'è stata una stagione 1, Dani? No, ho paura di quando arriva la stagione 2 con una persona. Perché? Perché la stagione 1 ci sta, perché ancora introduce i personaggi, ma la stagione 2 devi iniziare a fare... Devi sviluppare quei personaggi. Devi sviluppare bene le cose. Certo. Ma dici che ci sta come preliminare urlare, tipo, benvenuta nella stagione 2 di il sesso. Allora, sappi che se la mia ragazza me lo urlasse mentre siamo a letto, credo che mi ecciterei ancora di più. La partita di calcio vero, solo 2-0. Dai che finisce 3-0. No. No, perché Paolo ha rovinato tutto. Ah, ok. Chissà. Non... Cioè, vabbè. Andrea. Ho fatto l'assist. Era voluto, Paolo. Credimi. Sì, sì, era stoppata. Era l'appoggio, era l'appoggio. You guys suck. Vabbè, ce l'ha con i suoi amici. Ah, allora, ok. Ups. E voleva scrivere noobs. Ha sbagliato. Ha scritto virgola ups. Virgola ups. Paolo, basta. Paolo, no. Smettila davvero. Ma poi pure scritto sbagliato. Sorry, no, lol. Ma no, poverino. Ma Paolo. L'hai fatto prendere malissimo. Paolo, la smetti di fare il turbo scemo. Il turbo scemo. Ma quello lì continua a flammare. Ma raga, lo invitiamo a giocare con noi? No. Dai. No, no, Tier. Dai. Lo sai che non mi piace la gente che gioca ai videogiochi online? Flamma pure perché gli ha rubato il gol. Ma non è vero, però non gliel'hanno stilato. Per aiutarlo, dato che sta impazzendo, gli facciamo tipo 10 gol in 3 minuti. Cioè noi a lui? Eh sì. Ok, dobbiamo tryhardare di brutto. Minchia! Paolo! Che secca! O tipo i suoi teammates si svegliano dal letargo e ci fanno il culo.
Bella che... E uno è andato. Noob, guarda. Non ce la può fare. Lollo. A posto. No, no, abbiamo fatto il cucchiaio perché sono il pupone. Vai che il pupone. Er pupo. Parliamo solo con gli audio di TikToker. No. Oh no, oh no, oh no, oh no, no. Me la prendo. Colpo da biliardo mi ha dato. Perché ho colpo da biliardo? You guys, switch. 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 Non dovrei ridere degli errori di battitura, ma mi fanno spazzare. Voi ragazzi fate schifo. Dai. Vai Paolo. Sì. No, no, no. No, no, no. Vai Paolo! No posbdes. You guys sweet. Tutti quelli che usano il camioncino sono dei perdenti. Ma, tipo, ma come Paolo? Ti permetti? Ma come Paolo? Ti permetti? Adesso ti faccio vedere che gol. Vabbè, me la sposta. Ma cioè, se si lamenta pure, dice pure culo. Non passa neanche letteralmente. No, in mezzo... abbandonato. No, no, no. No, Alb, mi mancherà il senso. Anche a me, sì, addio, Alb. Mi ha fatto quittare, perdente, perdente. Lo addiamo su Epic per insultarlo? No, no. Paolo, leggermente tossichello come comportamento. Yes. Ma no, come yes?